Creare, no? Nella gioia
piacere di condividere. Quando c'è l'incontro con un animale, comunque intorno succede qualcosa in questa direzione. E rispetto ad aspetti sociali che invece possono essere più impegnativi, no? Dicevamo l'altro, l'isola, la capacità di partecipare, il senso mi sento adeguato quando in una situazione sociale, la sensazione d'ansia, del giudizio, quando devo espormi, no? Agli altri, e la conflittualità portano tante persone a sentirsi meglio nel relazionarsi con nello specifico, con un cane, con un gatto, con un qualsiasi altro animale, piuttosto che dover andare incontro ad un incontro umano, no? Con un altro della nostra specie. In effetti l'animale non giudica, non è in competizione con noi, ci accetta al di là di ogni parametro di adeguatezza. Io non mi chiedo se sono adeguato, quando vado in giro con il mio cane, come sono, mi sento completamente accettato. Non mi chiede di assumere qualche ruolo e non mi mette sotto esame, e tutto questo davvero, no? Ci toglie da tutta quell'ansia sociale, di prestazioni sociali. L'animale può anche essere considerato una base sicura. Io imparo e l'animale mi permette di muovermi e di camminare, di esplorare il mondo, una specie di porto franco che ci permette di uscire dal proprio guscio. Vedete come quante di queste cose ne abbiamo già parlato quest'oggi, no? Nel nostro giudizio, nel poter essere davvero pienamente noi stessi. Anche tutta l'area affettiva, che è l'area principale nel lavoro di pet therapy, perché ci permette di costruire un legame affettivo. Subito vediamo un cane, lo vediamo da mano, proviamo a vedere se possiamo accarezzarlo. Un gatto ancora di più, no? Ci ispira a questo, ma con tutti gli animali noi cerchiamo di costruire un legame di questo tipo, e dall'animale ci sentiamo riconosciuti nella nostra singolarità, per quello che siamo noi pienamente. E quindi l'incontro con l'altro, appunto con l'elemento specifico, facilita l'esplorazione, mi permette di partecipare all'incontro e superamento magari di quegli aspetti miei, di chiusura verso me stesso, verso i miei pensieri, i miei problemi, mi permette di uscire, appunto, dicevo, dal mio guscio. E che cosa succede? Succede che in qualche modo gli animali suscitano in noi questo aspetto già molto presente, come mammiferi, i nostri cuccioli hanno bisogno di tante cure per tanti anni, e quindi noi abbiamo questa area, diciamo così, rispetto agli altri animali molto più sviluppata. L'epigenetica è prendersi cura ed è una cosa che ci dà soddisfazione. L'animale diventa quello che accetta, accoglie le nostre cure. Io mi sento in questo gratificato, mi sento anche una soddisfazione perché sono capace di prendermi cura di lui. E questo quindi aumenta la mia capacità di autoefficacia. Gli animali hanno anche delle forme speciali, no? Che ci permettono di sviluppare, di aprirci a questi aspetti. Nei programmi di pet therapy, di attività assistite, sono impiegati alcuni animali, cane, gatto, cavallo, asino, coniglio, che sono i principali. Sono specie domestiche, il medico veterinario da parte dell'equipe può decidere in ogni momento se quell'animale può o meno essere impiegato. I tempi sono molto brevi, l'incontro davvero con l'animale dura 15 minuti, ma c'è tutta una preparazione prima, un pensare, un immaginare, un osservare magari anche l'animale mentre è lì nella stanza, non fa niente, ma già questo può essere una parte del lavoro. C'è quindi tutto un aspetto di salvaguardia, perché spesso nella nostra società invece l'animale è un oggetto, è qualcosa, no? Ci sono i polli da mensa, che non sono i polli, no? Del nostro pollaio, sono i polli da mensa, chissà come arrivano sulla nostra mensa. Invece i polli sono galline, hanno la loro vita, nascono da uovo, sono cucini, crescono, muoiono, ok? E quindi è molto importante anche questo aspetto, cioè di salvaguardare la loro individualità oltre che la nostra. Mindfulness. Al centro della guarigione c'è l'autoconsapevolezza. Quindi più io riesco ad entrare in contatto con degli aspetti di me, più io posso portare avanti un processo di guarigione o di cura, se non è possibile una guarigione. Cosa succede nel trauma? C'è una rottura del
trovavo al momento del trauma. Ed è importantissimo questo, quindi volevo raccontare solo una storia, ad esempio tra centinaia di migliaia di storie di persone che hanno subito un trauma, un dolore. Questo parla di Maria, che è una ragazza di 14 anni. E all'inizio del trattamento era muta, quindi non voleva parlare con nessuno che fosse muta dal punto di vista fisico, ritirata, e diventava violenta quando la gente arrivava troppo vicina. Evidentemente qualcuno era già arrivato troppo vicino nel momento in cui non doveva succedere. Soltanto il cavallo con cui aveva cominciato a sperimentare una cura, una vicinanza quotidiana, l'aveva permesso di poi fare un cammino di apertura. E lei dice: il cavallo di cui mi sono presa cura è l'aiuto più grande che io ho avuto in tutti i trattamenti, ovviamente istituzionalizzata e centinaia di migliaia di altri tipi di trattamento. Quindi con il cavallo aveva potuto cominciare a sentire un legame con un altro da sé, una creatura non aggressiva. I cavalli sono prede, noi siamo predatori nel mondo, no? Gli animali, c'è questa distinzione. E quindi è stato possibile così spostarsi dal suo centro. L'ultima cosa è un pezzettino di un video che abbiamo realizzato tanti anni fa in un ospedale. Stamattina la giorniamo, vediamo se funziona anche adesso. Allora, questo video si chiama Più Bianca. Allora, il video si chiama Bianca e Rosa e Bianca è il cane. Ok, vedete come il cane è molto concentrato su quello che succede intorno, ma anche molto rilassato. La persona piano piano decide di avvicinare il suo piede, di accarezzarlo. È un cane molto grande, eppure ha un aspetto poco aggressivo. Il bisogno di contatto diventa qualcosa che piace all'animale e che piace alla persona. È uno scambio, è un incontro. Poi dal numeratore viene dato un premio al cane, quindi viene dato una carezza, è un momento di scarico dello stress, perché anche per gli animali è uno stress lavorare. Vedete, è un reparto. E un'altra delle attività che facciamo con gli animali è quella di avvicinarsi e camminare insieme.
c'è della lentezza, non c'è fretta, non si va da nessuna parte, si cammina insieme. E guardate come il cane è attento ai ritmi della persona. Fa un passo alla volta, poi si ferma. E il contatto è dato dal guinzaglio, lei sente.